Ciao a tutti, amici di Android Blog. Oggi andiamo a recensire il nuovo HTC One in versione nera da 32 GB. Questo qui è il terminale. Cominciamo però un attimo dalla confezione. Abbiamo una confezione sottile, bianca, con impressa l'immagine del dispositivo, in questo caso nera. Andiamo ad aprirla. Qui sopra troviamo il dispositivo una volta aperta. Dentro, da un lato, troviamo la monolistica, questa qui è la pellicola con cui il telefono viene avvolto per essere consegnato. Troviamo le cuffie, adesso la scatola è già stata aperta, perciò c'è un po' di confusione. Queste sono le cuffie in-ear. Troviamo anche i padiglioni sostitutivi, i gommini sostitutivi. Queste sono le cuffie. Qui presentano il pulsante per mandare in play le canzoni, rispondere alle telefonate. Questo è il cavo dati, micro USB, come possiamo vedere. L'alimentatore USB, tipico di HTC. E questa è la graffetta per inserire la SIM nello slot del telefono. Andiamo a riporre la scatola per passare al device. Eccoci qua con l'HTC One. Allora, l'HTC One ha delle dimensioni pari a 137 mm per l'altezza, 68 mm per la larghezza e una profondità di 9 mm nel suo punto massimo, cioè questo qui della bombatura. Ha un peso di 143 grammi, perciò nonostante sia di alluminio e vetro, è comunque abbastanza leggero. È confortevole e comodo da tenere in mano. Ha un processore CPU Qualcomm Snapdragon 600 e un quad-core da 1,7 GHz. E ha una dotazione di memoria RAM pari a 2 GB di DDR2. L'OS è Android 4.2.2 con la personalizzazione famosa di HTC Sense, in questo caso è giunta alla quinta versione. Andiamo perciò ad accendere il terminale, così avremo modo di vedere la funzione Fast Boot. Eccoci qua. Adesso si sta accendendo ed ecco qui il terminale pronto per essere utilizzato. Attualmente sta agganciando la rete, abbiamo visto Trenitalia in questo caso, ed è già connesso anche al wifi. Il dispositivo è dotato di due tasti soft touch, questo per tornare indietro, e il tasto home che è personalizzabile, il quale permette di avviare il menu o tramite uno swipe verso l'alto. Ci permette di accedere a Google Now. Eccoci qua con Google Now. Allora, la scocca è in alluminio, in questo caso nera, vediamo gli angoli smussati. Una pecca della scocca in alluminio nera è che le ditate restano molto visibili. È resistente, però bisogna stare attenti perché al minimo contatto con materiali minerali, per esempio se ci cade per terra o gratta contro qualsiasi superficie ruvida, potremmo trovarci i bordi smossati, graffiati, un po' come accade per l'iPhone 5 nero. Di sensori, questo telefono è dotato di bussola digitale, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità. Il display è un TFT da 4,7 pollici, con una risoluzione Full HD e una densità pari a 468 punti per pollice. È un display molto luminoso, in questo caso la luminosità è impostata quasi al massimo, non è al massimo anche se le tre tacche qui lo mostrano. Questi qui sono i tre livelli veloci di personalizzazione. È dotato di una batteria da 2300 mAh. La durata dichiarata da HTC è pari a 18 ore in 3G e 500 ore in standby. Con il risparmio energetico, che è una funzione inserita da HTC che possiamo attivare a nostro piacimento, entra automaticamente in gioco quando la batteria raggiunge il 15%. Adesso vi faccio vedere velocemente uno screen di come l'HTC One riesce a durare tranquillamente quasi 24 ore, nonostante un utilizzo pari a 4,28 ore. Troviamo 2 minuti quasi 3 di telefonate, 4 ore e 28 minuti di utilizzo del telefono, la linea attiva per 22 ore, wifi attivo per 14 ore
la batteria in totale durata 22 ore e 31 minuti, perciò un'autonomia buona che ci permette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Passiamo alla fotocamera. La fotocamera, che è dotata di flash LED, è da 4 megapixel. HTC ha abbandonato la corsa ai megapixel, come stanno invece facendo altri produttori, per passare a un tipo di sensore in grado di catturare più luce. Il sensore è un F2.0 da 28 mm con stabilizzatore ottico, flash LED con 5 impostazioni di intensità in base alla distanza a cui si trova il soggetto. La fotocamera frontale è da 2,1 megapixel. È in grado, quella posteriore, di registrare video in Full HD fino a 60 fps. Una funzione interessante della fotocamera di questo terminale è la funzione Zoe, inserita negli ultimi HTC. Zoe ci permette di registrare dei video, ci permette di scattare delle fotografie che in realtà sono anche dei video. Andiamo a provare. Come vedete, in questo momento la fotocamera sta andando a scattare il video. Vedete qui il simboletto rosso. Perciò nella galleria questo risulterà animato. Andiamo a vedere perciò la galleria per farci un'idea. Vedete che un video che abbiamo registrato prima in questo caso risulta animato. Apriamo. Questa qui in realtà è una fotografia. Tramite dei rumors apparsi in rete sembra che con le nuove versioni HTC andrà a inserire una funzione direttamente nel pannello della fotocamera che ci permetterà di creare delle GIF animate. Questo probabilmente accadrà tramite Zoe. La qualità delle foto è discreta, questa qui è una foto scattata al box dell'HTC One. Non sono molto dettagliate se viste al computer perché la fotocamera è da 4 megapixel, però al buio è in grado di registrare, è in grado di scattare foto decenti grazie al sensore in grado di catturare più luce. Passiamo a vedere l'audio di questo terminale. L'HTC One è dotato di tecnologia Boom Sound e tecnologia Beats Audio by Dr. Dre. Troviamo due speaker frontali, uno sopra e uno sotto, in grado di darci un audio stereo. Andiamo perciò a sentire come si comporta. Apriamo Spotify, selezioniamo una canzone. Adesso in questo caso l'audio è messo al minimo, alziamo e ascoltiamo. Vediamo qui in alto l'icona Beats. Andiamo avanti. L'audio è elevato e i bassi sono veramente profondi. Proviamo ad andare a vedere un video che HTC ha invece inserito nel terminale, il quale però è visibile solo in modalità portrait. Questo video riassuntivo che mostra le funzionalità del dispositivo. La tecnologia Boom Sound, il design del telefono. Fa in pratica un po' di pubblicità al terminale. Non abbiamo parlato della connettività, questo HTC One è dotato di tecnologia LTE, HSPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN con DLNA, GPS, GLONASS, micro USB MHL che troviamo qui in basso a destra. E la porta infrarossi sul tasto di accensione. La porta infrarossi, oltretutto, ha una funzionalità particolare. Andiamo a vedere nel menu, troviamo l'icona TV. Infatti, la porta infrarossi collocata qua sopra ci permette di andare a usare il terminale come un telecomando per tutti i nostri televisori, registratori o ciò che abbiamo in casa. Il telecomando è programmabile. All'apertura troviamo una guida TV. Oggi andremo noi a scegliere quali sono i canali di nostro interesse.
Facendo uno swipe verso destra troviamo questa settimana con i programmi più interessanti. Se andiamo a cliccare su uno di questi vedremo le informazioni. Qui in alto compare l'icona della TV e ci lascia i comandi principali, il muto, la possibilità di aprire il telecomando e di spegnere il televisore. Andiamo a chiudere e passiamo alla panoramica della funzione telefonia. Andiamo a provare la parte telefonica con una telefonata di prova. L'audio in capsula è molto valido. Questa qui è l'interfaccia che gestisce le telefonate. Troviamo nella finestrella principale il tastierino numerico con la possibilità di chiamare o di effettuare una telefonata tramite la voce. Vediamo l'ultima chiamata. Cambiando pagina troviamo la cronologia delle chiamate, verso destra i preferiti, ancora verso destra i contatti, ulteriormente avanti troviamo i gruppi che possiamo personalizzare. Torniamo dunque al tastierino, proviamo a chiamare il 139 per vedere come si comporta il viva voce. Benvenuto in 3. Questa chiamata è gratuita se chiama da numero 3 o da rete fissa Telecom Italia. Se è già cliente 3 Business e vuole parlare con un operatore, digiti 1. Allora, abbiamo visto l'audio. L'audio non è molto potente per essere in viva voce, però non è distorto, la qualità è buona e anche in capsula quando andiamo a telefonare sentiamo perfettamente la persona a cui stiamo chiamando. Passiamo dunque alla panoramica della Sense. Allora, la Sense, come abbiamo detto, è l'interfaccia personalizzata di HTC. Questa che vediamo ora in particolare è l'interfaccia di Blinkfeed. Blinkfeed è un aggregatore di notizie che noi possiamo naturalmente personalizzare andando a toccare qua sopra in primo piano. Qui vediamo i feed, i siti da cui Blinkfeed va a ricevere le news. Qui sopra invece, tramite argomenti e servizi, possiamo andare a personalizzare i nostri interessi. Troviamo per esempio le notizie con Affari Italiani, AIG, Euronews, prima pagina. Troviamo le categorie Lifestyle, Sport, Tecnologia. E andando verso sinistra possiamo anche inserire delle applicazioni come Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter, il calendario, la galleria. Troviamo la modalità bambino, Best Deals e TV. La funzionalità TV in pratica ci dirà quali sono i programmi di interesse che noi abbiamo selezionato prima nell'applicazione TV. Andando verso destra troviamo invece le categorie dove la Blinkfeed andrà a scegliere le notizie più importanti appartenenti a queste categorie, perciò cliccando su politica andrà a scegliere quali sono i contenuti più interessanti riguardanti la politica dai siti a disposizione. Blinkfeed ovviamente si può modificare, cioè nel senso possiamo andarla a togliere come schermata principale, possiamo andare a mettere per esempio la classica schermata di Android dove andiamo a mettere le icone o i widget, in questo caso ho inserito la calcolatrice, in modo da personalizzare il telefono come più preferiamo. Qui in basso troviamo la dock con la possibilità di aggiungere le cartelle. Entriamo nel menu. Il menu scorre in verticale, come vedete con un movimento passa alla pagina superiore e risulta comunque molto fluido. Il launcher perciò di HTC è valido, non andrà mai a scattare e risulta comunque personalizzabile. Passiamo a vedere gli SMS. Andiamo ad aprire l'applicazione, troviamo i contatti. Qui sulla sinistra vediamo l'immagine, troveremo l'immagine del contatto con la possibilità di effettuare una chiamata, mandare un'email o scrivere tramite WhatsApp o tramite un'altra applicazione. Proviamo ad aprire per vedere la tastiera. La tastiera è molto comoda, c'è la possibilità di inserire l'impostazione swipe. Proviamo a scrivere un testo, ciao. Vediamo qui i suggerimenti, come va,
eccetera, andiamo a inviare e vedete che comparirà qua il messaggio. Andiamo a vedere infine il browser, questo qui è il browser di default dell'HTC One. Cliccando là sopra vediamo le schede aperte, andiamo ad aprire Android Blog, vediamo come si comporta. Qui abbiamo la ricerca, apriamo il sito. Eccoci qua, purtroppo ho la linea wifi un po' lenta. Vedete che il zoom è valido, in questo caso quando però compaiono i pop-up ce li ritroviamo in mezzo. Eccoci qua, andiamo a caricare Android Blog facendo un refresh. Come vedete il caricamento è veloce, è molto fluido il browser nel far scorrere la pagina. Proviamo lo zoom, come vedete non scatta. Andiamo ad aprire una news con qualche immagine, per esempio questa. Adesso ricordo sono sotto wifi. Apriamo, vedete come l'interfaccia è fluida. Tramite il tastino qui in alto del menu possiamo andare ad attivare il flash player o la modalità desktop. Cliccando sul flash player ci avvisa che questo plugin utilizza molta memoria del sistema e influisce sulle prestazioni del browser. Proviamo ad attivarlo e andiamo a vedere il Corriere della Sera. Pagina molto pesante. In questo caso la modalità mobile, qui attiviamo la modalità desktop. Come vedete ha già caricato, anche in questo caso è tutto molto fluido. Proviamo lo zoom. In questo caso va a reimpaginare il testo. E questo qua è il browser del nuovo HTC One. Considerazioni? Allora, è un dispositivo sicuramente molto valido, viene offerto a 700 euro nelle più grandi catene, ma andando a cercarlo su internet si può risparmiare anche 200 euro. Infatti questo qui è stato acquistato attorno ai 500 euro, questo modello qua. È molto piacevole da vedere e soprattutto da usare. La qualità costruttiva sia dei materiali che dell'assemblaggio è tranquillamente paragonabile all'iPhone. Infatti viene preso sempre come termine di paragone per la qualità sia dei materiali che delle scocche utilizzate. Il touch è molto sensibile e anche molto preciso. La Sense poi è veramente fluida a differenza di tante personalizzazioni di altri produttori. Batteria, come abbiamo visto, eccellente, tranquillamente una giornata di lavoro. Unica pecca, come abbiamo detto, essendo nero, in caso di cadute o altre molto più sensibile rispetto a terminali con la scocca in plastica. L'audio è molto buono, la fotocamera però pecca di dettagli soprattutto quando si va a zoomare. Per il resto in condizioni di luce buone se la cava bene. A breve, entro fine settembre, uscirà l'aggiornamento alla versione 4.3. Non sappiamo precisamente quali novità porterà, se aggiornerà qualche funzione sulla Sense o altro, però almeno è stata già annunciata. Per Android Blog è tutto, alla prossima!